Davanti al commissariato del governo di Trento, la Lega Nord Trentino ha deciso simbolicamente di bruciare il modello F24 utilizzato per il pagamento dell'IMU per protestare contro l'introduzione dell'imposta introdotta dal governo Monti. Un'ulteriore tassa, ha detto il segretario nazionale Maurizio Fugatti, che va ad aggravare la già difficile situazione economica delle famiglie e delle imprese trentine del nord Italia. L'IMU prima casa porterà in termini di gettito un valore tra i 3 miliardi e mezzo e i 4 miliardi. E poi la seconda casa, le attività produttive che vengono toccate in modo pesante. Famiglie e imprese, ha continuato Fugatti, sono riuscite negli anni a costruirsi con enormi sacrifici la propria dimora o l'edificio nel quale esercitano la propria attività e ora si trovano costretti a versare al governo l'iniqua IMU. Il segretario nazionale Fugatti sottolinea che l'IMU sta creando diverse problematiche. Oltre a un impoverimento della popolazione, in questi giorni si assiste a file chilometriche di persone presso gli sportelli comunali per capire quale sarà l'importo da versare e come l'imposta verrà calcolata. Se voi andate negli uffici comunali in questi giorni, c'è la colonna di persone che cercano di capire come pagare e quanto pagare. Cioè, al di là del fatto che l'IMU è ingiusta in sé, il cittadino sta diventando matto anche per capire come pagare e quanto pagare. Sta perdendo tempo del proprio tempo girando gli uffici comunali per non commettere errori. Secondo il senatore Divina, il pareggio di bilancio previsto per il 2013 è una manovra massacrante perché tutto è basato sul prelievo fiscale. Istat e Celsis dicono che vi è il calo dei consumi, della domanda interna. Ciò significa che il cittadino non può più spendere, è una tassa vigliacca per onesti e deboli. Lo Stato deve fare uno sforzo nei confronti di tutti i cittadini che non sono in grado di acquistarsi o di affittare una casa. Tassare la prima casa pertanto è la tassa sulle persone che hanno rinunciato a quasi tutto nella vita, sacrificio per costruirsi questo qualche cosa e non chiedere, non gravare più sui costi statali. Il consiglio espresso da Fugatti e Divina è questo: seguendo la normativa in vigore il cittadino in difficoltà può decidere di pagare l'IMU entro un anno, un'alternativa che farebbe respirare non solo i singoli cittadini ma anche chi è a capo di una propria azienda o attività, considerato che in alcuni casi la quota richiesta risulta il triplo di quella dell'ICI. Pagare un qualche cosa minimale, che questo significherebbe pagare una cifra inesatta, non un mancato pagamento dell'IMU. Questo consentirebbe fino alla chiusura dell'anno successivo all'anno di imposizione, cioè sarebbe settembre 2013, la possibilità di pagare mano a mano, pensiamo ai commercianti, tutte le scadenze fiscali che hanno, dovessero anche pagare la prima casa, uno rischia anche di chiudere baracca e fallire. Noi diciamo, guarda che con una piccola sanzione del 3,75% tu puoi pagare dilazionandolo, portando il pagamento a settembre 2013.